Buongiorno, ho appena accompagnato Francesco a scuola. Eravamo stra in ritardo stamattina. Per la prima volta Francesco era davanti a me perché ha iniziato ad andare super veloce. Solitamente se no o sto davanti io o stiamo di fianco. E comunque, appunto, avendolo davanti, ho potuto guardarlo da dietro mentre cammina e ho notato che faceva un movimento strano col braccio. Un braccio, una mano lo teneva in tasca, con l'altro braccio invece lo muoveva, ovviamente. Però lo muoveva in modo strano, non così come solitamente si fa, ma faceva un movimento tipo così, verso l'esterno. Tant'è che dopo un po' che lo osservavo, ho preso il telefono per riprenderlo perché volevo farlo vedere a Marco. E niente, quindi mi è venuta un attimino l'ansia per questa cosa che ho notato. E stavo cercando di darmi una spiegazione per comunque tranquillizzarmi anche. E la spiegazione che mi sono data, che potrebbe essere che siccome lui appunto cammina sulle punte, quindi cammina e un po' deve anche mantenere l'equilibrio, no? Camminando appunto male in quel modo. E forse invece che fare il movimento classico così col braccio, lo fa un po' verso l'esterno perché deve anche mantenere l'equilibrio, solo che lui lo fa ormai in modo automatico. Non lo so, che ne dite? Può essere, no? Poi ho mandato il video a Marco e gli ho scritto: guarda come muove il braccio mentre cammina, non è strano? E lui mi ha scritto: in effetti. Che poi ci stanno veramente mettendo una vita a chiamarci per fare gli esami. Ora, tralasciando l'operazione, per fare gli esami per capire se c'è questo problema neurogenetico di cui sospettano. Cioè, cavolo, e uno cerca di non pensarci, no? Di stare tranquillo, però poi basta veramente un niente che ti torna subito tutta l'ansia. Vabbè, cerchiamo di nuovo di non pensarci, tanto è inutile, cioè, nel senso, ci penso, sto male, ma non cambia le cose. Quindi cerchiamo sempre di pensare al positivo. Vabbè, comunque, ora sono le 8:20, tra pochissimo devo andare al lavoro perché stamattina eravamo stra in ritardo, siamo usciti di casa, erano quasi le 8. Quindi niente, vi farò il caffè. Non so nemmeno cosa mangiare di veloce per fare colazione. Magari non faccio colazione, mangio dopo quando torno. Sto bevendo il caffè, ho mandato un messaggio a Marco per dirgli la mia ipotesi della questione dell'equilibrio. Lui mi ha risposto che ci aveva pensato anche lui a questa cosa, quindi un pochino sono più tranquilla, un pochino. Allora, ormai mi è presa un po' male stamattina, vabbè. Ora mi passa. Allora, sono arrivata. Devo assolutamente comprarmi dei guanti per quando vado in bicicletta perché mi si sono congelate le mani. Guardate come sono rosse. E adesso bruciano. Mamma mia. Comunque, purtroppo non c'è stato nessuno. Speravo venissero perché ce l'avete tutti belli puliti. Però sono rimasti puliti per fortuna anche se ha piovuto. Io farei così oggi. Do, vabbè, una pulita alla casa e poi vado giù a sistemare e pulire il box delle biciclette perché ci sono stati lavori. Adesso hanno finito e avevano ammucchiato tutte le biciclette da un lato e c'è sporco. Quindi niente, vado a pulire giù visto che i lavori sono finiti e gli risistemo le biciclette. Anzi, quasi quasi vado subito giù a fare il box delle biciclette. Ok, ho finito, ho fatto tutto, ho fatto giù e era tutto pieno di polvere, era tutto bianco. Ho dovuto pulire tutte le biciclette, che sono quattro, che erano appunto tutte bianche, tutte ricoperte di polvere. Le ho tolte dal box, ho spazzato e ovviamente anche quello è fatto di vetro. Anche il garage delle biciclette ha due vetrate enormi, la porta di vetro, quindi ovviamente ho dovuto pulire anche quelle. Ho lavato per terra, insomma, ho pulito tutto.
Sono tornata su, sono pulita alla casa. Ora chiudo tutto e devo fare un salto da quelli delle persiane a fare delle foto perché la volta scorsa c'era della terra rossa, ci sono dei lavori accanto, quindi volevo un attimo capire. E poi vado a casa. Un po' ho fatto le foto, gliele ho mandate, sto aspettando che mi dica qualcosa al riguardo, così io me ne andrei anche. Visto che è ancora online, quindi forse ne sta ancora guardando. Ok, ciao ciao ciao, sono a casa. Qui continuano a staccare pezzi di tappeto, cioè continuano. Sappiamo tutti che è la Morgana a farlo. Il concerto di Olaf è partito. Sono le 11:30. Mi metto subito a dare una pulita alla casa. Allora, ho passato l'aspirapolvere, ho messo una lavatrice. È mezzogiorno. Ora mi sono data due opzioni: o le altre cose le faccio nel pomeriggio o faccio tutto domattina, perché adesso comunque mi devo mettere a caricare il video per oggi e mangiare. Tra l'altro non ho nemmeno fatto colazione stamattina, quindi inizio ad accusare la fame. Ok, aspettate che avevo spento la pastiglia perché non so se regge insieme alla stufetta e al forno, quindi per sicurezza l'ho spinto. E comunque dicevo, doccia fatta, ho rimesso la pinza, ho anche forse un po' esagerato stavolta, perché ieri, anche se l'ho tenuta su poco perché non mi convinceva questa cosa, stamattina avevo i capelli belli gonfi, quindi ho detto ok dai, facciamo questa cosa. Sono le 3:30, ora tra un pochino vedrò magari di sistemare le unghie. Oddio Lola, si è caduta. Arriva anche Olaf. Ma ciao. Op. La Pepper. Siamo già in 4. Allora, ho staccato le unghie con la santa pazienza. Ho deciso che metterò queste qua, giusto per non metterle di nuovo nere, che la tentazione era quella. Quelle nere, anche quelle col fiocchetto, troppo carine, però anche queste sono tanto tanto carine, quindi andiamo con queste. L'unica fregatura di queste unghie qua, cioè non solo queste, un po' tutte. Quando ci sono queste così carine, tipo quelle col fiocchetto, ce n'è solo due, quelle esposte, tra virgolette, e qua non ce n'è altre uguali, quindi se una di queste si dovesse rompere, fine, ce n'è più. E tada! No, ma quanto sono belle! Mi piacciono un sacco. Però sono un po' troppo lunghe, non lunghissime, però penso che le accorcerò un po'. Ora le faccio prima asciugare bene bene, prima di mettermi a limarle un po'. Però quasi quasi, visto che c'è sabato e domenica, forse anche lunedì che non lavoro, e potrei anche provare a tenerle un pochino più lunghe, dato che comunque appunto non sono lunghissime, vedete, per vedere come mi trovo, però sicuramente limerò un po' gli angoli per stondarle un po'. Sono troppo belle questi fiocchetti qui. Guardate che belli. Questa volta ho usato una delle colle nuove che ho preso su Shein, che ho preso questo pacchettino qua che ce n'era 5. Ne ho aperta una, ho detto proviamo anche la colla. Questa mi sembra molto più liquida rispetto all'altra che era questa qua, che era presente in un pacchettino, nel primissimo pacchettino di unghie che avevo preso. Ora metto a posto. Vorrei comprare prima o poi una scatolina tipo quelle portaminuteria, si chiamano così, no? Con tutti i quadratini, e mettere tutte le unghie
così divise perché tenere tutte le scatoline così è scomodo e ingombrante. Comunque, belli questi fiocchetti, veramente carinissimi, li adoro, ma ho fatto una cavolata e infatti ci potevo anche pensare. Ma sono stata presa dall'euforia dei fiocchetti e se non sbaglio ne ho presi come minimo 3 di unghie con questi fiocchetti qua. E già tipo mi tocco i capelli, mi si impigliano i capelli nel fiocchetto. È fastidiosissima questa cosa e non oso immaginare a lavorare con questo fiocchetto. A parte credo mi durerà pochissimo e si staccherà, immagino. Comunque, vabbè, pazienza. Finché dura è carino, fastidioso perché appunto mi ci si impigliano i capelli, però carino. Infatti mi sono già strappata dai capelli. Comunque, a Francesco ha i ravioli col ragù. Si è già prenotato per quelli. L'ultima dose di ragù rimasta, domani poi glielo rifaccio. Marco ha detto che non ci voglia fare niente, si mangerà il formaggio con i cracker. Quindi io mi farò un po' di pasta in bianco. E poi c'è da dire che non c'è più niente. C'è da fare un po' di spesa perché è finito tutto. Quindi direi che è ora di mettere il pigiama. Francesco sistemato. E siccome c'era poco formaggio grattugiato e l'ho messo sui suoi ravioli, cambio di programma per me, quindi niente pasta in bianco, mi faccio però la pastina in brodo con la sottiletta, che buona. Me la facevo spesso prima, solo che adesso ho smesso di farla perché non trovo la pastina integrale, cioè secondo me non c'è proprio, non l'ho mai vista pastina integrale, quindi. Se voglio farmi la pastina, devo per forza mangiare una pastina normale. Quindi, una volta ogni tanto, ok, ci può anche stare. Oggi è una di quelle volte. Tu vuoi uscire? Io sono sgranocchiare. Mi sono dimenticata poi di dirvi che il ragù fatto con quel macinato di soia è venuto veramente buonissimo. Stra buono, c'è ancora mezzo sacchetto, quindi prossimamente lo rifarò sicuramente. Comunque, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.